Divarica le gambe e piega le ginocchia senza superare la linea delle caviglie. Solleva le braccia, sono aperte a candelabro. Per restare in posizione occorre una certa forza nelle gambe. Mantieni ingaggiati i glutei così da non fare collassare in avanti le ginocchia e attiva la cintura addominale. Nella parte alta del busto, invece, non devi sperimentare troppa tensione. Il petto rimane morbido, i muscoli del collo non contratti e il viso rilassato, possibilmente con un sorriso sulle labbra. I palmi delle mani sono rivolti verso l'alto, a indicare la totale disponibilità verso ciò che arriva dal cielo. Lo sforzo che questo asana comporta è la metafora perfetta dell'atteggiamento che Ishvara Pranidhana richiede di esprimere. Ci vuole forza e determinazione per mantenere la posizione senza contrarre la parte alta del busto, in particolare il petto, sede del cuore. Se riusciamo ad accendere quella forza, possiamo mantenere la calma di fronte alle sfide della vita. Nutriamo così la fede, quella disposizione che consiste nell'affidarci autenticamente al Dio.